siamo praticamente volati da Milano a Roma, giusto? Giustissimo. Siamo in capitale? Siamo nella capitale, proprio sotto San Pietro. Oh! ciao nostro amico Alessandro Boselli, attore, che tra le altre cose mi stava raccontando che stasera andrà giusto a vedere quello che si può praticamente consumare e fare. E a proposito di attore, vorrei ricordare con te purtroppo la scomparsa di Laura Antonelli. Ne stiamo parlando già. Tutti, perché i social ne stanno facendo tam tam, le notizie si susseguono di quanto praticamente sia stata icona di una bellezza splendida, di quanto ha fatto sognare e di quanto poi sia rimasta sola, parliamoci chiaro. Infatti era quella la cosa triste, infatti non se ne sentiva più parlare, e tra l'altro aveva pure, penso, dei problemi proprio per questo, perché comunque aveva perso la popolarità per, mi sembra, poi un problema personale. Esatto. E quindi è triste, perché comunque io mi ricordo adesso, quando ho saputo la notizia, mi è venuto subito in mente del film Grandi Magazzini. Ecco. Che cioè, per me è un film con il cuore, poi ne ha fatti tanti altri importanti. Sì, sì, da Malizia, quello, tutto quello che praticamente è stato icona. Io mi ricordo quello, troppo bello. Esatto, è stato poi icona del nostro cinema italiano, di quanta bellezza e di quanta situazione abbia creato poi all'interno delle tante pellicole. Senti, con te un po' più allegri, perché praticamente tu arrivi da questa situazione comica che ti vede protagonista in questi anni, giusto? Sì, infatti sto facendo un po' di cose finalmente, che erano anni che volevo portare a teatro cose comiche, e finalmente ci siamo riusciti, e con un altro gruppo di folli che vogliono, insomma, fare sempre cose comiche, commedie brillanti. Ma ad esempio quest'estate, a maggio, siamo andati in scena con La Strana Coppia. Sì. Penso sia, insomma, è quello famoso, penso proprio famoso, con Jack Lemmon e Walter Matthau. E l'abbiamo portato in scena, divertentissimo, cioè ogni giorno alle prove era uno spettacolo, già le prove tra di noi, quindi quando siamo andati in scena, in pratica cioè, era bello vedere che pure il pubblico riusciva a cogliere l'energia e il divertimento che trovavamo noi a girarla. Tu ami particolarmente il teatro, e sappiamo quanto il teatro in Italia a volte sia speso anche male, no? Dal punto di vista di cultura, di immagine, non solo. Com'è la situazione? Sappiamo che ci sono diversi teatri occupati, lo sono stati altri, c'è questo interesse da parte di voi che volete per l'appunto animare ancora il teatro, perché indipendentemente da quanto sia importante il cinema, il teatro ne è sempre una fucina molto importante. Beh sì, il teatro, ad esempio, c'è, ormai detto il teatro occupato, c'è il Teatro Valle a Roma che è teatro occupato, e allora magari uno se lo immagina un po' così, sai, occupato, tutto con tutto che cade, no, rovinoso, invece no. Fiori di attori, adesso ti dico Elio Germano che sta praticamente quasi sempre là, insomma ci sono. Il teatro a Roma ultimamente si è un po' ripreso, c'era stato un periodo che era come se la gente avesse perso un po' la fiducia nel teatro, a investire proprio nel teatro, e invece ultimamente, negli ultimi anni, ho visto che, a parte la campagna abbonamenti, va alla grande, e quindi c'è gente che vuole il teatro, vuole andare al teatro e vuole vedere tutto, cioè dalla commedia, io vabbè, mi piace fare le commedie perché mi piace proprio il fatto di strappare la risata, la gente dice ma hai fatto divertire per un'ora e mezza, non ho pensato a niente. Però c'è anche il teatro, quello più serio, quello impegnato, il teatro sperimentale. E io, la mia fidanzata fa teatro sperimentale, e anche se io mi metto là e dico Madonna mia, però lei riscuote un successo, no, è bello. No, diciamo che poi le diverse ramificazioni del teatro, no, che può essere sperimentale, comico o meno, danno sempre comunque attenzione. Hai detto una cosa molto importante, no? Cercano anche di spersonalizzare un po' tutte le problematiche che la vita ci insegue tutti i giorni, e danno magari quell'attimo di respiro, no? con una risata da una parte, con l'impegno dall'altra, in maniera tale da portare anche il pubblico ad essere pensante, perché forse questo manca oggi. Sì, è vero. Poi il teatro ti dà la possibilità, rispetto magari anche alla televisione, di veramente dire quello che vuoi. Cioè, se tu vuoi dire anche un messaggio polemico, un messaggio importante, un messaggio magari in TV dici guarda, non c'è share, era bello il messaggio, però chiudiamo. Il teatro no. Cioè, se tu hai sei persone in scena, tu a quelle sei persone puoi dire, facendoli ridere, facendoli piangere, tenendoli su in maniera impegnata, gli puoi dire quello, il messaggio che vuoi trasmettere, che è qualsiasi messaggio, o anche di distrazione, anche di informazione. E il teatro è libero, è per quello che a me ad esempio piace, perché tu sei libero di veramente portare in scena quello, il messaggio che tu vuoi,
e te quasi te ne puoi fregare della gente che te ne ha sedete, nel senso, cioè del numero, se sono 6, se sono 3 persone, se sono 200, tu vai in scena lo stesso con la stessa energia e con lo stesso impegno, perché comunque le 6 persone stanno là per te e vogliono sentire il messaggio che tu puoi darli e dirli. Senti, c'è un tipo di comicità che praticamente invece passa a livello televisivo che non è, diciamo, quella del teatro, anche se a volte si vuole simulare, no? Per sì. Quanto ti riguarda, com'è la situazione? Beh, della commedia sicuramente, allora, tanti stanno facendo, in realtà portano in scena quello che era la commedia di 2000 anni fa, di 1000 anni fa. C'è la famosa, il famoso intreccio della commedia latina. Certo. C'è l'inizio, la coppia di che in Italia che in Italia sottolineiamo e ricordiamolo anche, siamo veramente pieni poi di teatri e anfiteatri per quanto riguarda questo. È pieno. Bravo. Poi ecco l'anfiteatro, ecco, hai detto tra l'altro una cosa, l'anfiteatro, perché recitare a teatro è bello, ma per me non l'ho mai fatto, ma recitare in un anfiteatro con la scenografia, lo sfondo vero, ti dico, che ne so, Ostia Antica o quello che può essere Taormina, credo che sia proprio il massimo, sì, un sogno, una magia. Ed è poi quello che porti in scena, è quello, la commedia è la storia degli equivoci, della risoluzione poi finale a cui si arriva, e non sempre ci si arriva poi, tra l'altro, perché a volte le commedie bello rimangono sospese, cioè tu dici vabbè, ma si rimettono insieme, vince, non vince, e quindi è quello il bello, ed è un intreccio che in realtà è sempre lo stesso da 2000 anni, cambiano magari, invece di marito e moglie ci sono una coppia aperta, invece di uomo e donna ci sono uomo uomo, donna donna, invece dei figli magari hanno un figlio, però l'intreccio è quello. E la commedia va, perché tanti teatri, ad esempio, come nel cartellone hanno magari soltanto progetti comici, quindi sta andando molto bene. Tanti vengono dalla TV e fanno in realtà da traino magari a comici emergenti o compagnie di comici, anche se fondamentalmente dalla TV si è praticamente tornati ancora a teatro, nonostante magari ci sia stato quello che abbiamo detto prima, un abbandono da parte anche delle compagnie che purtroppo, non avendo delle varie sovvenzioni, hanno dovuto abbandonare per forza anche il teatro. Quello sì, quello è un peccato, perché anche se adesso ci stanno riprovando, tanti hanno lasciato la TV e fanno solo teatro. È vero. E quindi per quello, infatti, c'è una, come se una seconda primavera ci fosse, è una cosa bella, è una cosa felice, perché comunque ho detto, il teatro è anche quella cosa che hai, lo sfogo che hai, proprio tu pubblico che vai a vedere lo spettacolo, lo vedi, lo respiri, lo vedi dal vivo, proprio quella cosa che secondo me è un peccato che non ci sia, perché poi i teatri a Roma sono bellissimi, sono teatri con 60 posti e tu praticamente stai in scena quasi, anche se stai nelle ultime file, ed è secondo me una cosa bellissima che dovrebbe restare, che dovrebbe essere sovvenzionata forse di più magari. Ma io credo proprio di sì, perché fondamentalmente dovrebbe essere un po' più anche educativo da parte delle istituzioni, creare un po' più di teatro per dare anche la possibilità a chi ama lo stesso teatro di studiarne anche quella che è la forma d'arte. Senti, tra l'altro tu arrivi da questa situazione, che è stata protagonista, se non erro, in Giro con l'arte a tutto tondo. Sì. Giusto? Sì. Vogliamo parlarne un pochino di questa situazione molto bella? Questa è stata un'esperienza bellissima, innanzitutto perché per me era la prima volta che mi ritrovavo a leggere brani di un libro a una platea, e insomma ero anche titubante perché ho parlato con Concezione, che mi aveva, è lei che mi ha coinvolto in questo evento, e io ho detto guarda, io però mi piace l'idea ma non ho mai letto, gli ho detto subito sì, ho detto però non ho mai letto, quindi te lo dico subito, se tu vuoi fare, ho fatto guarda, proprio perché sei entusiasta senza averlo fatto, ti voglio. Allora, va bene, perfetto, ed è stata un'esperienza bella perché innanzitutto ho letto questi brani tratti da 3 libri di fronte agli autori dei libri, e quindi un minimo di, sai, sudditanza, un minimo di tensione c'era, certo, però immagino. Loro poi, tra l'altro, sentendoli parlare ho capito ancora di più il testo che andavo a leggere, perché è questa la cosa bella, che parlando con loro ho detto ah vedi, allora adesso che l'ho provato a casa, magari allo specchio, l'ho provato così sulla sedia, adesso ho veramente capito cosa tu vuoi dire in quel brano e in tutto il libro. E quindi è stata, insomma, e c'è bella... anche un respiro diverso attraverso la lettura, che ti ha visto praticamente protagonista come attore nel leggerlo davanti a chi ha avuto la volontà di scriverlo.
Eh sì, perché poi è stata anche una mia interpretazione di quello che lui ha scritto, che magari di quello che l'autore voleva raccontare. Esatto, che io potevo anche sbagliarla, magari lui lo diceva a mo' di dramma e io lo leggevo in maniera brillante, che lo avrebbe anche potuto dire, guarda, bello, bravo, però volevo raccontarla in un altro modo. E invece non è successo, perché poi, ecco, appunto, parlandoci capisci anche il tipo di scrittore, la persona che è. E allora ho capito che lui non poteva aver scritto quel testo in quella maniera, e allora poi è stato facilissimo leggerlo, interpretarlo. È stato bello, bella esperienza, una gran bella esperienza. Senti, sì, molto bella. Ringrazio tantissimo te per aver raccontato in pochi minuti. Grazie anche quanto sia importante il teatro, e magari grazie ritrovarci volentieri prossimamente in qualche nuovo progetto, sarebbe anche molto interessante, caro Alessandro. Sì, sì. Anche a me farebbe molto piacere. Sì, ci ritroviamo volentieri presto. Allora ti auguro buon lavoro e alla prossima. Grazie anche a voi. Grazie a ciao te, caro. Ciao.